siamo sempre pronti ad ogni importantissimo evento ed oggi siamo qui, 4 giugno 2019, presso San Giorgio a Cremano, per ricordare i 25 anni della scomparsa del grande mito Massimo Troisi, che per noi non è mai morto perché Massimo vive nei cuori di ognuno di noi. Ci troviamo qui proprio dove è nato Massimo, nel quartiere Sant'Anna in via Sant'Anna. Qui ha vissuto la sua infanzia, nacque dal padre Alfredo Troisi e dalla mamma Elena Adinolfi, papà ferroviere, la mamma casalinga, una famiglia molto umile, qua in questo quartiere molto semplice ma ricco di sentimenti e di cuore. Infatti contribuì per l'intervento, il primo intervento che Massimo ebbe da bambino, e Massimo ricorda sempre con tanto affetto la sua città, San Giorgio a Cremano. E mi trovo qui presso la cappella che hanno dedicato tutti i compaesani di San Giorgio a Cremano, qui nel quartiere Sant'Anna, perché ogni giorno possono ricordarlo, perché Massimo era un grande amico, amico di tutti. Appena quindicenne, Massimo, mentre frequentava l'Istituto per Geometri, esordì nel teatro parrocchiale della chiesa di Sant'Anna, Centro Teatro Spazio, qui dove il grande genio Massimo ha mosso i primi passi professionalmente. Siamo qui in compagnia del direttore artistico Vincenzo Borrelli. Vincenzo, ci vuoi parlare un po' di questo grande mito Massimo? Qualche episodio, qualche aneddoto che hai tu? Un mito? Massimo Troisi era un poeta, sostanzialmente. Tutt'altro che comico, a mio avviso, era malinconico. Diceva delle cose, insomma, in modo che le persone potessero capire la sua genialità. Era un genio. Saputo imporre la propria maschera. Qui è nato, in questo posto. È nato artisticamente, cioè lui l'ha fondato. Se fosse nato nel 1973, io ho lo statuto originale del Centro Teatro Spazio, che era un'associazione culturale, come oggi se ne vedono tanti. Per cui questi ragazzi, costretti un attimino dal fatto che in parrocchia non potessero fare quello che avevano voglia di fare, un pochino perché facevano, quando io sappia, perché sono più giù, facevano gli scherzi, staccavano la corrente al prete, roba varia, insomma, avevano bisogno di uno spazio dove potersi esprimere nel miglior modo possibile, in un spazio senza vincoli, non che qui si facessero cose particolari, ma si potesse fare il teatro, chiaramente nel loro caso un teatro comico. A me piace ricordarlo così. Grazie Vincenzo, con il cuore colmo di emozione passiamo ai prossimi servizi. Massimo Troisi, detto il comico dei sentimenti e il Pulcinella senza maschera. Ci troviamo qui presso Villa Bruno, nel cuore pulsante dell'attività proprio dedicate a Massimo Troisi, adiacente anche la casa museo dove ci sono tutti i suoi ricordi. Massimo inizia la sua carriera con il gruppo storico La Smorfia, composta da Lello Arena ed Enzo De Caro. Il nome della Smorfia fu dato al gruppo da Pina Cipriani, direttrice del San Carluccio, che alla domanda «Ma come vi chiamate?» Massimo per l'appunto rispose con una smorfia. Scelti, come vedete che sei una povera casa di pescatore. Che sei una povera casa di pescatore e a casa umile ma onesta. No, non per dire, guardate, gente onesta, ci sta mio marito è un lavoratore. Un lavoratore e fa sta vita sbattuta mia zia madre. Cioè, sì, perché mia zia madre la vita è pericolosa. Mia zia madre ci stanno l'onde che vanno e che vengono. Uno che sta là, che ha dato una mia zia madre, allora noi che stiamo a casa, che aspettiamo mio marito, noi che torna una mia zia madre, stiamo sempre preoccupati. E diciamo, tornerà? Non tornerà. E sì, basta un lampo, un tuono. Allora noi diciamo che qualcosa è successo, pure perché si sentono tante cose. L'altra volta per televisione, la barca tornò sola e la barca tornò sola. E uno si è stifato, ricevere che era la barca di mio marito. E si è messo. Annunciazione! Tu, Marie, fai il figlio di Salvatore. Gabriele ti ha dato la buona notizia. Annunciazione! A parte il fatto che io non sono Maria, guarda.
Gabriele, tu sei scemo! Ecco, boh. Sono il Cherubino, mi ha mandato Gabriele, devo creare l'atmosfera celestiale. Cherubino? Ma devo creare l'atmosfera celestiale. No, Cherubino, tu te ne hai. Casi viene mio marito, i cori, chi sei Cherubino? E io mi scia. E da Villa Vannucchi andiamo a fare quattro chiacchiere con Alfredo Cozzolino, il miglior amico di Massimo. Siamo qui con Alfredo Cozzolino, l'amico di Massimo. Alfredo, abbiamo detto tutto di Massimo, però ci vuoi parlare un po' del passato di Massimo? Che amico era Massimo? Ah, vabbè, era un amico speciale, questo insomma un po' voglio dire lo sappiamo da sempre, però io ero un po' un amico particolare perché non solo di essere amico dell'infanzia, insomma, cresciuti insieme facendo tante cose, ero un po', forse brutta la parola, un po' il protettore, perché essendo un ragazzo fragile, voglio dire, lo è stato fino alla fine, io un po' avevo una certa protezione nei suoi confronti, perché mai pensare che qualcuno potesse passare e voglio dire e guardarlo male, no? Tanto per dire una cosa, questa era la vera amicizia, e anche se diceva come fare un film comico uno è serio, e se tu non sei serio, voglio dire, un film comico non esce mai. Era molto attento, voglio dire, un po' in tutte le dove si creavano le location, no? Dove si girava, gli interni, gli esterni, insomma, era uno attento, era uno veramente un professionista, insomma, lo devo voglio dire, perché anche potrebbe far ridere questa cosa, invece lui sotto sotto ci teneva tanto che praticamente il lavoro che stava facendo usciva fuori alla grande. Alfredo, so che Massimo lo faceva spesso, posso abbracciarti? Certo. Grazie di tutto. Di niente, io invece ti voglio mangiare dei miei ricordi, il libro che si chiama Per il Pizzo Zoo, e te lo voglio mangiare e buona lettura. Non abbiamo resistito io e Roberta a interpretare la famosa scena di Ricomincio da te, primo sì. Film di Massimo. Sì, qui ci troviamo proprio sul set originale che nel 1981 Massimo Troisi fece la sua prima regia e quindi il suo primo film insieme agli amici di sempre, tra i quali Alfredo Cozzolino. Proprio in questo set, proprio in questa villa che è Villa Vannucchi, sita proprio a San Giorgio al Cremano, fu girata questa famosa scena con il mitico Lello Arena del film appunto Ricomincio da te. Andate a vedere chi è sto cornuto che ti ha messo questa manetta, che non si può faticare, non si può faticare, ti fa conoscere tutto qua. Tanta gente, hanno accolto il tuo messaggio. Io sono contento, ma soprattutto per la finalità di questa partita, perché penso che venire a me a giocare a pallone non è che valeva la pena e si muovono fino a qua. Senti, ma tanta gente, se ti giri, se il nostro operatore è in quadra, hai visto quanta gente? Tantissima, è una cosa stupenda, è la prima volta che scengo San Paolo, quindi sono pure emozionato. Senti, e soprattutto una cosa benefica per Napoli, per una... Infatti, soprattutto per quello, come dicevo prima, perché è la finalità. Perché, ripeto, vedere noi giocare a pallone non è che giustifica tutta questa gente. C'hai Diego ora vicino, Massimo? Sì, infatti. È troppo... insomma, paragone non esiste. Numeri 10. Chi è più bravo tra voi due? Lui. Ma credo non esista il discorso. Lui. Senti, prima hanno detto, ma tu giocheresti al posto di Diego col numero 10? E lui ha risposto, sì, Maradona, fai film, sì. No, io film non lo faccio. Però ha già aggiunto pure che ci conviene a ognuno e fai cosa che facevi. È vero, ognuno nel suo campo. Napoli, secondo me,
perché c'è storia, voglio dire, cioè nel senso che c'è sta, c'è storia, nata a Napoli, che parlo in un certo modo, però io non penso mai aver fatto poi dei film dove racconto Napoli, insomma, non mi ha mai posto questo problema del napoletano nuovo e del perché a Napoli succedono delle cose, perché Napoli, perché io probabilmente non sono nemmeno forse la persona più adatta, voglio dire, mentre secondo me è uno sciacallaggio che fanno in molti e voler raccontare Napoli, che poi invece ognuno racconta la sua Napoli. E con la scenografia della nostra amata Napoli si conclude il breve racconto di Massimo. Ci sarebbe ancora tanto altro da raccontare, ma speriamo di aver raccolto il cuore d'oro e l'anima nobile di questo grande artista, di questo grande uomo, Massimo Troisi. Come tutti non ho mai visto la mia anima, però a differenza degli altri so dove è nascosta, tra le parole delle canzoni di Pino Daniele. Tu stiamo insieme a Nati, tu guardai. E prima ero tempo a lui, che per s'innamorare già si era fatto andare suo cuore. A me, lo sai come fu il cuore quando si è innamorato. Tu stivi insieme a me, io ti guardavo e mi diceva come sarà successo che è venuto. Ma io non mi arrendo, ci voglio provare. Poi si faceva andare suo cuore e mi diceva tu vuoi provare? E provo, io me ne vado. Lo sai come fu il cuore quando si è sbagliato.